Beh, questa è sicuramente una grande opportunità per il territorio. Qui verranno comunque potenziati dei servizi, come ha detto il direttore generale, e devo dire che comunque questa struttura si presta anche a livello logistico su dove è posizionata. Teniamo presente che in questa fase era praticamente vuota perché è stata lasciata libera dal bombozzolla, e quindi qui c'è un recupero anche del fabbricato dell'immobile per andare a portare all'interno tutta una serie di servizi. È ovvio che su questo rimarrà e verrà comunque potenziato il centro prelievi, però tutta una serie di altre iniziative per la quale appunto il paziente troverà sicuramente dei benefici, perché si va a sgravare quello che sarà poi anche il ruolo degli ospedali. Sì, questo è un altro passaggio importante. Possiamo dire che andiamo verso sempre una sempre più moderna anche sanità, questo per aiutare anche quelli che sono i presidi ospedalieri, e io credo che questo possa essere un'ottima situazione, una ottimale, ecco, per dare delle risposte certe ai pazienti, perché sappiamo in questa fase la sanità com'è congestionata. Con questo tipo di struttura e con questo tipo di investimento, come diceva anche lo stesso direttore, si andranno a tagliare tutta una serie di ulteriori aggravi, e quindi il cittadino avrà una risposta subito a livello appunto sociale, sociosanitario, insomma, importante. No, devo dire che su questo sono molto soddisfatto, perché andremo a recuperare, quindi l'ULS va a recuperare un immobile di proprietà che viene completamente riqualificato e destinato a un certo tipo di servizi, e poi abbiamo l'altra grande operazione che stiamo portando avanti con l'ULS e con l'INPS, che è la ristrutturazione dell'ENAM, quindi il palazzo di proprietà dell'INPS qui in centro a Farra, per la quale nelle prossime settimane andremo insomma a sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo dell'intero immobile, dando anche a questa struttura un'ulteriore vita, sempre in ambito sociosanitario. Beh, sicuramente è una casa hub, come si suol dire, oltre 2 milioni di euro. Ringrazio per il PNRR ovviamente la Regione Veneto che ha integrato la cifra. Beh, sicuramente darà una cosa importantissima, la possibilità di avere all'interno delle specialità, quindi degli specialisti, per cui le patologie croniche più importanti, dal diabete, lo scompenso cardiaco, la bronchite cronica ostruttiva, potranno essere gestite dal punto di vista dei visiti di controllo dal medico di famiglia e dallo specialista ambulatoriale, che naturalmente raccoglierà, ecco, questo tipo di istanze. Contemporaneamente avremo delle tecnologie, sicuramente l'ecografo, il retinografo, l'elettrocefalogramma, l'elettrocardiogramma, in modo tale da poter fare tutta la diagnostica di base, che è fondamentale, e anche un RX per fare, ovviamente con un RX portatile, per fare radiografie e altre cose. E poi la presenza dell'infermiera di famiglia, dove questo gestirà sia la promozione della salute, l'educazione della salute, ma anche insieme con l'infermiere dell'ADI le cure a domicilio, quindi una rete molto stretta per ovviamente gestire la cronicità nel territorio. Noi l'abbiamo già sperimentata, il dottor Rigo e il dottor Antico, insieme abbiamo pensato di avere il point of care, che sarebbe una macchina che dà la possibilità di fare degli esami veloci del sangue, quindi dall'emocromo alla VES, ovviamente ad altre analisi semplici, ma che possono aiutare il medico di famiglia e il medico specialista ad orientare la diagnosi. Lo avremo all'interno delle cosiddette case di comunità, in modo tale da dare risposte immediate. Sì, assolutamente sì, noi non siamo consapevoli, 2 anni di Covid hanno portato evidentemente a numeri elevatissimi per quanto riguarda le liste d'attesa, la Regione ha molto investito anche in termini di sostegno per questo, e stiamo ovviamente lentamente ma comunque riassorbendole. Sicuramente con le case di comunità noi andremo a ridurre, ecco, le visite di controllo, perché saranno gestite direttamente nel territorio, cosa che invece siamo costretti a mandare un po' in giro, e quindi il cittadino riuscirà a gestire tutta la visita di controllo direttamente nel proprio territorio.